Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Mimmo, posso farti il baciamano? Beh, se sei... No? Se mi consideri il primo cittadino della capitale. Mimmo. Ma lì, come si può dire, c'è... Che cosa c'era? Un misto di paraculaggine... Intriso con una punta di veleno. Beh, gli avevano detto che era un coatto, però Beh, ho capito, cioè. Però gli ha fatto una battuta. Allora, si può dire una cosa, Riccardo? Sì. È stato più coatto così. Io lo conosco come lo conoscete, insomma, nel senso, non voglio entrare nel merito, insomma, però non posso dire di conoscerlo bene, ma se io penso a uno che non è coatto, penso a Giovanni Malagò. Una persona molto elegante. Se ne consentite. Se pensa a un coatto, pensa a un altro, pensa a me stesso, per dire, ma non penso certamente a Giovanni Manago, però sono delle schermaglie politiche, diciamo così. Senti Mimmo, un po' di tempo fa tu, senza presunzione, però mi insegnasti di capire qual è la notizia del giorno, no? Sì. Allora a me mi è venuto in mente stamattina, però ho dovuto fare uno sforzo che poteva essere sto 40%, ma poi che notizia è se la società la smentisce? Sì, però ti dico, nel momento in cui c'è un discorso che riguarda una società importante come la Roma, l'eventualità vera o presunta che ci possano essere dei movimenti di azioni veri o presunte è comunque una notizia che merita attenzione. Ti dico che io non sono molto ferrato riguardo queste cose, tant'è vero che ti faccio un esempio, citando qualcosa che mi riguarda da vicino, il pezzo sul Messaggero è stato scritto da un giornalista che si occupa di economia, non si occupa di sport, proprio perché ci sono dei tecnicismi, ci sono delle cose che sfuggono a chi magari si occupa tutto il giorno dei 4-3-3 o dei 4-2-3-1. Quando vai a parlare di queste cose ovviamente devi saperlo fare. Il discorso è che probabilmente quello che è apparso sul sito di Bloomberg, o Bloomberg, come si chiama caro Gabriele? Bloomberg. Bloomberg, benissimo. È stato in qualche modo non riportato correttamente all'inizio, secondo quello che ho capito io, insomma. Nel senso che si era fatto un pochino di confusione riguardo questo 40%, se era relativa alla Roma, se era relativa alla società che vuole costruire lo stadio della Roma, se era relativa ad una dismissione o se era relativo ad un ingresso di nuovo capitale, nel senso un aumento di capitale sociale stesso. Quindi è stato un pomeriggio di grande attenzione. Io ti posso raccontare quello che è successo ieri, insomma, così magari qualcosa si riesce a capire maggiormente. Poi la Roma ovviamente smentisce, ma smentisce quello che deve smentire, nel senso che nello specifico smentisce quello che è stato scritto secondo me in maniera non correttissima quando è stata riportata la traduzione del CEO di Bloomberg. Però poi dopo nel comunicato stesso si dice che comunque la Roma è alla ricerca di nuovi fondi, nuovi soldi, diciamolo così in maniera molto grossolana, per la costruzione dello stadio. Quindi Siamo sempre alle solite, Riccardo, no? Capire se va considerato, quando si parla del stadio della Roma, la Roma, o va considerato soltanto Pallotta, una società di Pallotta, una delle tante società che fanno capo anche al discorso della Galassia Roma, che tu sai perfettamente che è composta da tante società che poi sono riconducibili ad una serie di persone, di personaggi. Ieri ad esempio, e Gabriele tu correggimi se sbaglio sempre, il soggetto era la Raptor di tutta questa faccenda, non era né Pallotta né qualche altro elemento, come ti posso dire, fisico, ma era una società. Quindi capisci, Riccardo, perché ti dico, l'attenzione c'era. Poi dopo, oggi avrei visto sicuramente, sviluppando magari un discorso relativo a quello che è uscito sui siti internet, su alcuni siti specializzati, che comunque questo è un discorso che va avanti, ma la percezione che ho avuto io, suffragata anche da quanto è stato chiarito da parte della società, che si tratta di un discorso relativo a soldi per il nuovo stadio. Cioè, ti faccio una domanda molto semplice, Riccardo, la faccio anche a Gabriele. Nel momento in cui Pallotta vuole costruire lo stadio della Roma, vuole costruire uno stadio per la Roma, chiamatelo come vi pare, decide di vendere parte della società? Sarebbe francamente un controsenso, no? Cioè, dismette la Roma, anche se poi magari quando si dice la Roma
si comprendono le altre società nel momento in cui vuole costruire lo stadio per la Roma, lo stadio della Roma. Quindi è chiaro che secondo me c'è da fare un'attenzione molto particolare a tutto quello che viene riportato nel riferimento a un discorso Raptor, Pallotta, Roma, la società dello Stato della Roma, la società che gestisce la Roma e tutte queste cose qui. Però l'argomento, la notizia ieri secondo me era quella, Riccardo, se torniamo insomma al discorso, che poi la società lo smentisce, certo che lo smentisce, nel senso che è evidente che lo smentisce perché ha il dovere di smentirlo, anche essendo una società quotata in borsa, ha il dovere di fare determinate cose. Però questo non impedisce alla notizia stessa di essere in qualche modo la notizia del giorno, ma non significa che la notizia del giorno poi sia una notizia che ti porti avanti chissà per quanto tempo. Ieri la notizia più importante relativa alla Roma era quella. Poi magari senti Mimmo, sai che cosa mi faceva anche riflettere un po' eventualmente sulla veridicità della situazione? 40%, che insomma che è molto vicino al 50%, 75 milioni, quindi vorrebbe dire il valore della Roma intorno ai 200 milioni, è questo che vale la Roma? Beh, secondo me no. Secondo me no, perché poi è sempre un discorso legato a questo discorso di, ad esempio, eventuali investitori cinesi, perché si è parlato anche di quello in questo articolo, in queste indiscrezioni. Se noi andiamo a vedere quanto ad esempio è stata valutata o viene valutata o verrà venduto il Milan, beh insomma siamo un pochino lontani dalle cifre che eventualmente hanno accompagnato 40% a 75 milioni di euro. Ecco perché probabilmente, anzi insomma io credo che usare il termine probabilmente sia anche sbagliato, il riferimento veniva fatto ad una ad una società riferibile e riconducibile soltanto alla costruzione dello stadio. Per cui tu sai che esiste una società che è stata creata apposta, no? Per poter costruire questo stadio, e io credo che il riferimento sia quello, che poi questa società faccia parte anche di tutta la galassia che poi comprende la Roma, e come noi la intendiamo, ma insomma se noi intendiamo la Roma in un certo modo probabilmente sbagliamo, perché non è così, perché è un insieme di varie società, e allora quello dice sì, però è così, benissimo. Però intanto la società ti precisa che un eventuale, ma la società non ha fatto difficoltà nell'ammettere, Riccardo, che comunque il proprietario, il maggior azionista, diciamo chiamalo come volete, è in contatto con alcuni partner per poter avere l'immissione di nuovo capitale. Questo la Roma non l'ha nascosto, cioè anche l'ha specificato il riferimento però allo stadio, anche in termini indiretti. Ma questo significa che la Roma sta cercando soldi per lo stadio, lo ha ribadito anche nel comunicato ufficiale. Quando si parla di comunicato ufficiale, lì è un comunicato che lo fai sì a beneficio insomma dei tuoi tifosi, affinché capiscano qual è la situazione, ma lo fai soprattutto perché lo devi fare in riferimento a quelli che sono i tuoi obblighi di una società quotata in borsa, e lì non puoi inventarti le cose, no? Eh no Mimmo. Cominciamo a pensare alla partita di domenica, ma io già ci sto a pensare dal fischio finale dell'ottimo, come si chiama, Russo di Nola. Senti Mimmo, quello è uno stadio, quella è una partita che va messa insieme a tutte quelle partite che la Roma non si sa perché si porta sempre dietro come sofferenza? Quella del Torino, a casa del Torino, stadio Grande Torino si chiama così, no? Sì, ormai sì. Una partita di grande sofferenza perché a parte io non mi ricordo una partita da Roma non sofferta. Sì, primo. C'hai ragione. E sarà che c'è un pochino nel DNA di questa società avere sempre un approccio molto, molto forte con tutte le partite. Cioè, anche l'altra sera, l'ultima in classifica, alla fine comunque il piccolo batticuore di un calcio di rigore sul risultato già scontato, però per raccontare piccole cose, no? Per cui non c'è mai la partita che dice vabbè, mi metto qui, mi faccio un panino, sto tranquillo, mi vedo la partita. No, Torino, poi parlo di Torino-Granada, è un campo che ha sempre riservato qualche sorpresa alla Roma. Cioè non è un campo di quelli facili per la Roma, cioè non, la Roma lì non ha una tradizione per cui si dice va a casa del Torino e vince facilmente. È capitato che ha vinto, è capitato anche che non abbia vinto la partita. Il Torino è un animale ferito in questo momento, perché ha molte assenze, perché infortuni e squalifiche stanno condizionando un pochino le scelte di Mihajlovic, però Mihajlovic è un allenatore che di queste cose un pochino se ne sbatte, perché lui prepara comunque sempre la partita, prepara sempre la sua squadra in un certo modo. Io mi aspetto un Toro gagliardo, battagliero, sì, indipendentemente
da chi andrà in campo, mi aspetto una squadra che per tradizione cerca di dare tutto se stessa in ogni occasione, in ogni partita, e io spero che la Roma faccia la Roma, nel senso che faccia la squadra che tecnicamente è più forte del Torino, che ha altre ambizioni, che ha altri programmi, che deve fare un altro campionato rispetto a quello che deve fare il Torino, e che quindi di conseguenza faccia una grande partita, perché per fare il risultato a Torino c'era bisogno di fare una grande partita, pensando che, adesso io non vorrei mancare di rispetto a nessuno, ma insomma, la passeggiata bianconera mi sembra scontata, beh, no? Beh. O no? E la passeggiatina azzurra in termini di partenopei, no? Dai, ma come fai? Il Chievo ha già dato. Chievo, Gabriele, mi confermi? Sì, ha già dato. Il Chievo ha già dato, sì. No che non possa dare ancora. Però io ti dico che insomma la squadra che più un pochino mi preoccupa in questo periodo è l'Inter, pensa che ti dica, perché l'Inter ha dei giocatori importanti, ha una rosa molto importante, e se riuscirà a diventare una squadra saranno problemi per tutti, e questo potrebbe anche rivelarsi poi un bene, no? Ai fini del campionato, perché noi abbiamo sempre temuto, caro Riccardo, che la Serie A potesse diventare una Bundes Serie A, no? Cioè una specie di campionato tipo quello tedesco, dove il Bayern vince sempre e comunque, e questo è quello che è capitato negli ultimi anni con la Juventus, no? Però nel momento in cui c'è una Juventus che è comunque forte, sì, assolutamente più forte di tutti, ma come avrete notato sono cambiate un po' le opinioni in riferimento alla Juventus rispetto a qualche tempo fa, quando si diceva nemmeno se gioca, no? Eccetera eccetera, perché poi il Napoli, anche se in seguenza, ha dimostrato di essere una squadra, per me è una squadra più forte, l'ho già detto, lo ripeterò sempre, perché è più squadra e meno dipendente da un calciatore. C'è la Roma, c'è l'Inter. Allora, se in questa prima parte di campionato sono state soltanto 5 partite, noi abbiamo visto che la Juventus è andata a casa dell'Inter, ha beccato la sveglia, vuol dire che la Juventus non se la porta così da casa la vittoria dello scudetto, no? Indipendentemente poi dal fatto che la vincerà o meno, però questo è un campionato diverso, è un campionato dove sarà importante restare sempre lì. Allora, noi, l'ha detto il presidente Pallotta, l'obiettivo della Roma è quello di vincere lo scudetto, no? Io spero che, cioè penso che sia l'obiettivo o speranza di tutti i tifosi della Roma. E allora se la Roma vuole cullare questa speranza, deve andare a Torino e vincere la partita, perché sta tranquillo che le altre due, le partite le vincono. E non so se non la vince nemmeno l'Inter, perché una volta che ha cominciato a prendere la strada giusta, io non so se sono stati i giocatori che hanno cominciato a fare la squadra, l'allenatore che ci ha capito qualcosa di più, però se penso alla rosa dell'Inter è una rosa importante, con tanti giocatori, vero, bravi. È vero. Mimmo, mi aspetti in paro? Ma come no? Ecco, vai, vai. Passaggi al volo con precisione, vola il pallone che la rete va a trovare. Mimmo! Eccoci qua. Mimmo, ascolta, loro c'hanno una punta, loro il Torino, no? Sì. Che se io dicessi, non mi piace, sarei un bugiardo, perché sì, comunque c'ha una predisposizione al gol, è uno spigoloso, i gol li fa... Riflettiamo su questa cosa, Ricca, casca molto facilmente in aria. Mimmo, ti giuro, io stavo facendo tutta questa premessa per dirti, c'è una cosa che non mi piace, perché un conto è subirlo il fallo, un conto è andarla a cercare sistematicamente. Sì, è molto bravo in questo. Però la Roma, se mi consenti, Riccardo, ha già dato. Perché ricorderete un'entrata di Manolas nettamente sul pallone l'anno scorso, sì, il contrasto con Belotti, casualmente calcio di rigore per il Torino, e quindi Belotti ha comunque già dato, però induce l'arbitro all'errore, lui sì. Lui è uno che magari adesso non, una volta però Riccardo c'erano questi centravanti qui, quelli che giocavano proprio andare a provocare, te lo ricordi Chiarugi? Come no? L'attaccante Fiorentina e Milan. Anche Milan, Fiorentina soprattutto, insomma queste cose qua. Lui era bravissimo perché rimediava una serie di rigori infiniti, perché, racconta la leggenda, andava in dribbling sull'avversario, all'interno dell'area di rigore ovviamente avversaria, e poi si sgambettava da solo. Sì, capito? Sì, c'era questa capacità. Da solo, dava la sensazione di essere stato sgambettato, calcio di rigore. Bravissimo, il più grande caccia rigori, caccia rigori che io ricordo a livello di campione italiano.
Che stanno quelli? Mimmo, tanti tanti ex, tra l'altro. Bovo, Castan, calciatori pure, eh? Quelli tanti. Sì, Bovo, Castan. Castan farà comunque piacere rivederlo, sì. Sarà in campo. Mimmo non sta giocando comunque un brutto campionato fino adesso. Sì, insomma, noi non è che stiamo seguendo con grandissima attenzione il Torino. Ci sono alcuni risultati che ti dimostrano che il Torino, e quindi credo che i calciatori stanno facendo un campionato ancora molto altalenante. Però noi sappiamo perfettamente una cosa, che già sapere che Castagna è in campo e fa il titolare in sé è sicuramente una bellissima notizia, innanzitutto per Castan, per la famiglia di Castan, per la professione di Castan, per tutti i suoi amici e poi di conseguenza anche per la Roma, perché vi ricordo che il cartellino di Castan è ancora di proprietà della Roma. Chiaro. E c'è anche... ha anche provveduto a allungare il contratto, certo, con una carineria inusuale di questi tempi, no? Cioè, vedi, tante volte personalmente io ho trovato da ridire riguardo alcuni comportamenti della città che non mi sono piaciuti, però non posso nemmeno negare che tante cose le hanno fatte in maniera molto, molto per bene, no? E ad esempio il trattamento che ha riservato la società a Castagna è stato esemplare, assolutamente esemplare. Poi in tema di ex, gli AIC sta cercando di recuperare a tutti i costi per poter non saltare l'appuntamento. C'è Iago Falco, c'è Iago, Bruno Peres, sì, no? Sì, sì. Proprio fresco fresco. Poi a livello di ex calciatori chi c'è? Lobont poi? No Mimmo, riflettevamo stamattina con Riccardo di come la Roma negli ultimi anni avesse sempre sofferto le squadre di Mihajlovic, però giustamente Riccardo mi faceva notare come fosse una Roma di un altro tecnico, cioè fosse la Roma di Rudy Garcia e non quella di Luciano Spalletti, che ha affrontato Mihajlovic quando c'era il quando era la guida del Bologna, credo, Bologna e Catania. Sì, Bologna e Catania e poi basta forse più. Di certo Spalletti in qualche modo deve anche ringraziare Mihajlovic. Perché mi direte che cosa stai dicendo? Perché è stato cacciato Rudy Garcia, che era l'allenatore della squadra che era stata affrontata in qualche giorno prima da parte della Roma di Rudy Garcia, e di conseguenza tutte queste cose. Ma va bene, però Mihajlovic secondo me è un bravo allenatore, non è ancora probabilmente un allenatore che ha il carattere giusto per fare allenatore in un club di grandissime ambizioni, perché è fatta a modo suo, è intransigente, è anche abbastanza talvolta, come posso dire, intrattabile, no? Però che sia un bravo allenatore, su questo non si può discutere, e io sono sicuro che preparerà la squadra in una determinata maniera per affrontare la Roma. E credo che sia l'allenatore peggiore per una Roma che potrà o vorrà schierare in campo Totti. Mi spiego. Pochi allenatori conoscono Totti come lo conosce Mihajlovic, se non altro perché hanno giocato insieme. E siccome Mihajlovic, al di là del fatto che qualche anno fa ebbero un problema, un litigio e stettero litigati per un po' di tempo, ma considera Totti come realmente uno dei più forti calciatori mai esistiti in Italia, vedendolo giocare in questo modo io sono sicuro che starà organizzando qualche cosa per eventualmente far fronte alla presenza in campo di Totti. Perché a me è piaciuto ad esempio quello che ha detto l'allenatore Nicola, l'allenatore del Crotone, no? Ha detto una cosa che avevo sentito dire pochissime volte, forse mai, in riferimento a Totti, ve la vado a ricordare. Cioè lui ha detto: Totti vive in anticipo di un minuto rispetto a tutti gli altri. Che cosa meravigliosa. È una cosa che a me è piaciuta moltissimo. Allora io penso che parlare di un minuto è una cosa esagerata, ma se anche Totti dovesse vivere sul campo, ovviamente, 5 secondi. Con sto calcio qui, lo sa quanti sono 5 secondi? Allora, io non mi stanco di vedere, rivedere tutti la ricca e direi: ma tu sei malato? Sì, sono malato. Però io sto vedendo e rivedendo centinaia di volte l'azione che ha portato al gol di Dzeko, al primo gol di Dzeko. Eh sì. No, ma non per la bellezza. Beh, quella è ovviamente, no? Acclarata, non c'è bisogno nemmeno di dirlo.
ma la Roma è riuscita a fare gol. Cioè, allora facciamo un altro ragionamento. Il compito di un allenatore di calcio è essenzialmente quello di far gol alla propria squadra, anche di non prenderlo, no? Però soprattutto quello di far gol, perché tu le partite le vinci se fai almeno un gol. Se tu non fai gol, la partita può essere che non la vinci, no? Adesso io la butto un pochettino così in cacciata. E sappiamo perfettamente quanto siano stimati, parlo a livello internazionale, gli allenatori che sanno dare un gioco offensivo alla propria squadra, cioè quegli allenatori che sanno creare i presupposti affinché la propria squadra possa andare a fare gol con una certa facilità, ok? Ti parlo di Zeman, ad esempio, ti parlo più recentemente di Guardiola, tu mi dirai Messi, sì, però poi dopo la struttura di gioco è quella. Allora, se la cosa più difficile nel calcio è andare a fare gol, voi vedete l'azione che ha portato al primo gol di Dzeko dell'altro giorno e rimanete con la bocca aperta, perché la palla arriva da Paredes che la gioca a Totti come la potrà giocare a Costeri, qua stavamo 10 metri entro la metà campo della Roma, no? Sì. Siete presente? Sì. Totti che cosa fa? Totti la gioca di prima lunga su Dzeko, che pur essendo un sellerone, un sellacchione, un morbidone, un fracicone, un pippone, quello che vedete a voi, capisce, sa che la palla gli arriva lì e si trova solo davanti al portiere nel giro. Io ho provato a contare quant'era, ma non ci sono riuscito. Dal momento in cui Paredes dà la palla a Totti e la palla entra alle spalle del furbo bravo portiere Cordas, sono passati 3 secondi e mezzo, forse una cosetta di meno. Allora, quando tu c'hai un calciatore che riesce a fare questo, che sconvolge tutti i piani, perché non soltanto abbatte il muro difensivo, ma sconvolge anche il tuo gioco, perché, torno a ripetere, se tu ci metti un anno, 2 anni a far capire come va giocato un certo tipo di calcio, un certo tipo di schema, un certo modo per andare a fare gol, tu c'hai un giocatore che in 3 secondi e mezzo ti dai la palla e ti mette la palla per far gol al compagno, perfetto. Non sarà sempre così, eh? Però Mihajlovic, torna a lui, Totti lo conosce. Allora io sono sicuro che se dovesse giocare Totti, lui dice a un amichetto suo, nostro giocatore ovviamente, tu ti appiccichi a quello col numero 10, sì, eh? Non lo perdi di vista manco se vedi che va vicino alla bandierina sua e cerchi di non fare pian pallone, perché come hai detto te, Ricca, se lui c'ha 3 secondi di tempo, poi lui diventa sì. Letale, eh? Sì. Letale, che bastano 3 secondi in anticipo, non un minuto come lo sai, Mimmo, che secondo me lui c'ha nel mirino, c'ha Sabonja. Ce l'ha calda. Ce l'ha calda, calda. Io pensavo che prima del rigore contro la Sampdoria lui ci ha provato, no? Che invece la... una cosa. Lui non lo dirà mai perché magari ne avete dirlo, però io sono convinto che lui era convinto di giocare il primo tempo e basta domenica, quando era domenica. Sì. Perché quindi lui sta da Bongia, sa, viene dentro. E c'è una voglia di... ha pure una bella suata, direi, eh? Beh, no, è un misto. Fatti conto, Mimmo, esattamente il misto tra Sabonja e suata che è? Nasaraga, sì. Sì, c'è stato tutto. Da cazzo dire quello che... Ma Mimmo, non si sa perché il venerdì fa così, Mimmo. Ma Mimmo, allora, ti faccio una domanda, Richard. Sì, eccomi, no, Mimmo. Richard. Eccomi, Mimmo. Hai visto il gol che ha fatto il ragazzo Verdi del Bologna? Porca miseria, che gol! Ma lì il coraggio di... quella là? Sì. Mimmo, quella me la devi di te. Quella è una siusta. Che è? Non attacca, Mimmo, non attaccate, prego, gli è scappata. Ma perché tutta sta violenza? Gli è scappata, mi è scappata. Per me quella è una suatta al volo. È la suatta al volo. Dai. Va bene. La suatta al volo. No, niente, Mimmo, la suatta. No, ripetimi, perché stavo già per vomitare, se me la dici. No, Mimmo, anche perché l'ora di pranzo, non vorrei che tu perdessi delle sostanze nutritive importanti per... Senti un po'. No, lo vedi, che
Niente, mi allora a sto punto ci vuole il fatte conto, mi fatte conto. No, dai, hai ragione. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti, Ciao Mimmo, ciao. Ciao Mimmo.